Yacht in Rendezvous a Viareggio, siamo al sabato, alla fine della giornata, è una giornata che devo dire è piena di visitatori, soprattutto oggi pomeriggio, e siamo qui con Dino Salvemini, che è il vicepresidente di Mase Generators e diciamo che è uno dei promoters principali di questo evento di Viareggio, e volevo chiedere a lui innanzitutto che sensazioni ha dopo 3 giorni di Versilia Rendezvous? Che cosa è rimasto? Che cosa comincia? Questo numero zero di Versilia Rendezvous. Inizia un grande percorso, un percorso che fa realizzare i nostri sogni, quello di avere l'accessorio di fronte alla barca. Di fronte abbiamo dei mega yacht fenomenali, per cui i visitatori, è vero che guardano il mega yacht, ma guardano anche l'accessorio indispensabile per farli andare. Ecco, diciamo che appunto il layout di questo evento non prevede dei padiglioni tematici, ma praticamente ci sono tutta una serie di produttori che poi sono la filiera di questo mondo di super yacht, che sono disseminati proprio vicino alla poppa delle barche. Esatto, esatto. È una formula interessante, nuova. È quella vincente, quella che abbiamo visto anche in fiere internazionali, dove l'accessorio, che è indispensabile, torno a dire, per le barche, fa bella mostra di sé, anche perché le fiere oggi non sono fatte per vendere, ma sono fatte per rafforzare il brand, e tant'è vero che noi ci siamo presentati oggi qui al Versilia Rendezvous in veste artistica, proprio per presentare i nostri brand e per dare più risalto. E infatti lei è fra le opere d'arte, molto bello, devo dire. Senta, questa è anche l'occasione per... qui si è siglato un sodalizio fra vari produttori di accessori che sono sulle barche italiane, ma anche di tutto il mondo. Ce ne parla un attimino? Sono accessori complementari, sì. Accessori che vanno dall'aria condizionata al generatore, alle valvole, agli anodi sacrificali, a tutto ciò che è utile all'imbarcazione, dalla piccola imbarcazione, dal gommoncino fino a quello che può essere il mega yacht, che può essere addirittura la nave che utilizza i nostri prodotti, e tutti insieme. E l'insieme di questi prodotti porterà questo sodalizio, chiamiamolo così, questo gruppo, questo pool, chiamiamolo come vogliamo, a un futuro roseo e fattivo e collaborativo. Diciamo che è una collaborazione a 360 gradi. Prima mi diceva che addirittura ci sono, a parte sinergie, nella partecipazione ad eventi come questo o a saloni nautici nel mondo, ma addirittura uno scambio di conoscenze, di database, di informazioni anche abbastanza strategiche, che diventano fattore comune. Direi che è una strategia che utilizzeremo senza dubbio, che potrebbe essere una strategia di bassa lega, ma che invece dà quell'eccellenza al prodotto, quell'eccellenza ai quattro marchi che oggi, che in occasione del Versilia, iniziano un percorso comune, un percorso che sarà anche di formazione sia per i cantieri che per gli equipaggi, per tutto ciò che può servire al buon funzionamento del prodotto, e puntiamo essenzialmente all'alta qualità del prodotto, all'eccellenza del Made in Italy. Senta, solitamente si dice che il polso del mercato esatto ce l'hanno proprio gli accessoristi, perché forniscono i cantieri e sanno per filo e per segno quanto si vende e quanto è nelle aspettative dei cantieri di quello che venderanno. Che sensazione lei fornisce generatori, che sono uno strumento indispensabile a bordo delle barche, che polso della situazione ha, che cosa prevede in base agli ordini che ha ricevuto? Lei vede che sorrido, perché ha fatto una domanda azzeccata, come direbbero quelli che parlano bene, buona domanda. Naturalmente noi non solo abbiamo il polso, ma abbiamo i numeri veri dei cantieri, e quindi siamo in grado di dare i numeri, ma quelli veri e non quelli strampalati. Oggi la cantieristica sta migliorando, siamo molto
fieri e soddisfatti di questo. L'eccellenza del nostro prodotto ci aiuta a migliorare anche gli stessi yacht e quindi ad avere un buon prodotto su tutti gli yacht italiani, stranieri, anche perché i nostri prodotti fortunatamente vanno anche in America, vanno anche in posti dove prima l'eccellenza era la loro, ma oggi direi che l'eccellenza è più italiana che straniera. E molto spesso sia il prodotto barca finito sia l'accessorio, quindi tutto ciò che è nella filiera, subisce una concorrenza ad esempio dalla Cina, dai paesi dove c'è un basso costo della manodopera. Come si combatte? Fortunatamente i nostri prodotti, essendo di qualità superiore ai cinesi, per quanto riguarda i generatori marini, veramente concorrenza cinese, grazie a Dio, non ne avete. Anche perché negli Stati Uniti bisogna dare motori EPA, generatori che sono di alto controllo di emissioni, di scariche, eccetera, eccetera, che i cinesi certamente non possono arrivare. Comunque si combatte con la qualità. Io direi che la qualità e l'eccellenza siano le due parole che potremmo dire dall'inizio alla fine di questa intervista. Una domanda sulla produzione MASE. Lo stato dell'arte, che cosa state producendo? Qual è il prodotto che presentate qui o che avete presentato ai cantieri che espongono qui? Qua produciamo, cioè in MASE produciamo generatori che vanno da quel piccolino che li vede sulla sua destra, che è un piccolo 2 kW e mezzo. Qua abbiamo presente anche un 45 kW, però li facciamo vedere. Oggi partiamo da questo 2 kW e mezzo che è veramente un piccolo gioiello della MASE nel funzionamento, in quelle che sono le infiniture, a un 45 kW e a tutto quello che può essere il prodotto che va avanzando. Oggi stiamo studiando i prodotti ibridi che sono il futuro della generazione a bordo delle imbarcazioni e penso a breve li potrete anche vedere sull'imbarcazione di un certo pregio. E quindi anche voi siete orientati verso quell'ambito del mercato che prevede l'installazione dei gruppi diesel elettrici anche per la propulsione? Noi state studiando anche questo settore? Direi che siamo alla fine dello studio, se non all'utilizzo di questi prodotti. Dovrebbero essere pronti già due generatori da circa 250 kW l'uno per metterlo su imbarcazioni intorno ai 27-30 metri e che aiutano la propulsione e in più servono per l'hotelleria dell'imbarcazione. L'ultima domanda gliela faccio ancora sul Versilia Yacht Rendezvous. Questo abbiamo detto è un numero zero, abbiamo intervistato in questi giorni molti operatori presenti qui, è stato detto più volte che c'è stato un problema solo di tempo perché c'è stato poco tempo per organizzarlo. Per l'anno prossimo, per la prossima edizione, avete già in mente qualche miglioria, qualcosa di importante che potete già dichiarare sin d'ora? Sin d'ora non posso dichiarare nulla, però posso dire che l'abbiamo voluto, l'abbiamo realizzato, siamo felicissimi, sono contenti quasi tutti. L'accessorio in mezzo all'imbarcazione è quello che volevamo, qualcuno, non faccio i nomi, presidente di un grosso cantiere, dice che finalmente ha realizzato un sogno, quello di avere una fiera, un evento in mezzo agli eventi, e c'è stato l'evento in mezzo agli eventi, è stata la cena famosissima di Cracco, dove siamo stati tutti l'altra sera, abbiamo mangiato benissimo, caso rarissimo quando si vanno a mangiare per più di 300 persone, gli eventi dell'arte, musica e tutto ciò che questo evento ci deve dare anche a un pubblico che viene qua non solo per vedere le nostre meraviglie di imbarcazione di prodotti, ma anche un evento straordinario. Beh, ma possiamo dire che anche questi prodotti del Made in Italy sono insomma delle opere d'arte, perché è tutto materiale d'avanguardia, tutto high tech, cioè anche in Italia si possono fare prodotti di livello assoluto, anche non solo quando c'è di mezzo il design, anche quando c'è di mezzo la tecnologia, giusto? Esattamente, abbiamo lavorato molto sulla tecnologia, oggi penso che facciamo prodotti migliori al mondo. Una volta, io ho una certa età quindi lo posso dire, il prodotto si diceva è un prodotto americano, oggi
è il momento di dire questo è un prodotto italiano ed è il nostro orgoglio ed è un prodotto straordinario. Grazie mille, buon vento. Grazie a lei.